Mimmo Martino, storico leader dei Mattanza, musicista e compositore, anima del gruppo calabrese, grande artista, ma soprattutto un uomo particolarmente legato alla sua terra e alle sue tradizioni. Ci ha lasciati più di un anno fa, a quasi 60 anni, troppo presto per dire addio a una personalità così forte. Conosciuto e apprezzato in tutta Italia, ma anche all'estero, ha saputo fare della tradizione musicale calabrese un biglietto da visita eccellente, esportando le ballate tradizionali del sud Italia nel mondo. Mimmo Martino è stato sempre un artista capace di ripescare dal fondo della memoria storica della cultura popolare calabrese autentiche chicche per poi rivestirle in un ambito musicale decisamente elegante, pieno di fatos, ricco di svariati elementi sonori. I Mattanza sono uno dei gruppi storici della nostra regione, conosciuti da tutti per il loro stile e la loro energia che si sprigiona sul palco. Loro fondono tradizione e modernità, le musiche sono uniche e concepite da una chitarra battente che si intreccia a un basso elettrico e poi ancora le note di una lira calabrese e varie percussioni. Un perfetto connubio fra world music e tradizione popolare del sud. Uno stile musicale davvero unico. È sempre stato Mimmo Martino a rivalutare i testi, quasi a rivendicare il giusto valore e rispetto per una cultura, quella popolare calabrese, troppo spesso dimenticata o relegata in un angolo, o peggio ancora immolata sull'altare di modelli culturali globalizzati e quindi tristemente appiattiti spesso sul nulla. È certo che la sua arte colta, la sua capacità di armonizzare testi di autentica bellezza con un sound raffinato, ricco di magiche atmosfere, rimarrà con noi per sempre, come patrimonio ed eredità, insomma un immenso e grande regalo che il musicista ci ha lasciato.